Beppe Sannino a Baveno per il camp del Baveno in mezzo a tanti bambini, una delle immagini più belle di questa apertura di camp. Credo che la bellezza del calcio sia proprio vedere i ragazzini che ancora a fine stagione, hanno fatto i loro campionati, hanno studiato, che è la cosa più importante. Mi auguro che tutti siano stati promossi, sono ancora su un campo a divertirsi e credo che Baveno sia proprio, abbia proprio una location straordinaria, no? Per continuare a farli stare insieme e credo che guardare questi ragazzi sia la bellezza del calcio. Il calcio parte sempre dall'innocenza, dalla voglia di fare, dalla passione e quando vedi tanti ragazzini con un pallone in mano si ritorna anche bambini. Si ritorna anche bambini, tra l'altro questi bambini, oltre alla presenza di alcuni tecnici locali, ai quali va fatto un applauso anche a loro, possono raccogliere carpire qualche segreto da chi calca palcoscenici più importanti. Io credo che intanto questi ragazzini dovrebbero essere bravi, bravi ragazzi, bravi figlioli, bravi studenti e poi alla fine divertirsi attraverso il divertimento, chissà che non ci sia poi un ragazzino che potrà un domani cullare un sogno, quello di giocare in uno stadio vero, in una squadra di Serie A. Questo però è il tempo che lo dirà e non deve essere un punto dove potrebbe diventare negativo di avere questa voglia, questa fissa per forza di fare una cosa che nella vita non sempre si può volere quello che veramente si vorrebbe. È giusto che si divertino, è giusto che stiano qui insieme con degli istruttori che secondo me sono alla base, no, della crescita dei ragazzini. E Baveno ha messo a disposizione delle persone davvero di notevole spessore che gli insegnano al di là dei concetti calcistici, della tecnica, anche della convivenza tra loro. Stagione a settembre, su che panchina troveremo Beppe Sannino? Io mi auguro che sia già a luglio, però in questo momento non si può dirne ancora niente, però anche perché bisogna aspettare sempre che ci sia una società che dia un'ufficialità. Mi auguro di poter così continuare a lavorare, che è la cosa più importante, con una società che vuole Beppe Sannino.